Una tradizione che si rinnova nonostante la pandemia, quella della donazione al comune di Forte dei Marmi dell'abete di Natale da parte dell'amministrazione comunale di Abetone Cutigliano. Sabato sera il grande abete sistemato di fronte al pontile è stato acceso alla presenza dei rappresentanti delle due amministrazioni e dei presidenti del Centro Commerciale Naturale e dell'Unione dei Bagni. Un Natale che mai come quest'anno avvicina i due comuni alle prese con le gravi ripercussioni che le restrizioni della zona arancione sta avendo su entrambe le economie, prima tra tutte quella di Abetone Cutigliano. Purtroppo una stagione triste, c'è una bellissima neve quest'anno, è stata veramente una beffa come quella dell'anno scorso che quando è nevicato poi abbiamo dovuto chiudere tutto e quest'anno lo stesso, c'è una bellissima neve e gli impianti non possono andare, non ci si può muovere. Siamo ancora arancioni. Questo è un gravissimo danno purtroppo per l'economia della montagna che vive di questo. Ma anche il forte, come ribadisce l'assessore al turismo Graziella Polacci, attende con ansia l'ingresso nella zona gialla. Sarà un Natale pieno di luci sicuramente, stiamo aspettando che si possa aprire e arrivare in zona gialla perché il commercio ha bisogno in questo momento. Siamo vicini ai nostri amici di Abetone e Cutigliano che non possono quest'anno ancora iniziare una stagione o fare una stagione, noi ci siamo riusciti e quindi siamo vicini a loro e solidali con Abetone e Cutigliano. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino del Forte, Bruno Murzi. Certo, avremmo sperato di avere tanti turisti, e non è ancora possibile, non siamo ancora fuori per cui ci vuole un po' di calma.